Obiettivo categorico: dimenticare in fretta. È con questi presupposti che nasce la quinta giornata della Serie A 2 Girone B per la Rapido Latina Caccia 5, che ospita tra le mura amica il Poker X Martina. Maina sulla fascia destra, tacco sontuoso per Terenzi che scalda i riflessi del portiere del Martina. Adesso sembra essere un po' più controllo, attenzione, c'è il gol da parte di Rosati. Rosati riesce a raccogliere questo suggerimento da parte di Bacoli direttamente dalla rimessa laterale a due passi, non perdona lo popolo. E non si è concretizzata fortunatamente per il Latina, attenzione però, possibilità adesso e rete da parte di Jefferson che batte sul secondo palo Corbucci, difesa del Latina però rivedibile. Davanti al proprio portiere, una squadra che però come vediamo sa distendersi e questa è un'occasionissima sprecata. Fortunatamente per il Latina. Si meriterebbe forse probabilmente anche qualcosa di più per quanto fatto vedere in questi ultimi 5 minuti, dove è assoluta padrone del campo. Autogol da parte di Avellino su questo calcio d'angolo nel tentativo di anticipare il giocatore avversario. Naturalmente sulla deviazione sotto misura, qui è nuovo errore di Avellino. Attenzione a questa ripartenza. Attenzione, ancora c'è il numero 15 del Martina, si tratta di Finigno che mette sotto l'incrocio un momento in cui le sta sbandando paurosamente la squadra della Rapido Latina Caccia 5. Totale, da consentire alla squadra di casa. Attenzione, c'è ancora un gol, questa volta si è fatto sorprendere Corbucci da questa conclusione fulminante da parte del giocatore Luft. È iniziato benissimo e adesso invece sembra in totale crisi di identità e in sfiducia. Ci prova adesso Lara, che prova questa conclusione, trova il portiere Lo Popolo però sulla sua strada. 37 secondi dalla fine, poteva essere importante, lasciato solo Francini, lasciato solo, incredibile disattenzione difensiva del Latina. Francini segna il gol del 5-1, ma in questo caso la difesa del Latina era assolutamente mal disposta. Sta per iniziare dunque questo secondo tempo, anzi è appena iniziato, fra Rapido Latina Caccia 5 e Poker X e Martina. Altra parte però, aspetta per un momento, questo è il primo errore del Martina in fase difensiva e purtroppo il Latina non lo sfrutta. Esaltarsi però nella sua fase calcistica migliore, appunto la fase difensiva, ma però in questo momento grandissimo però in questa circostanza Maina a segnare il gol del 5-2. È ricevuto. E qui non è stato bravo, attenzione però, bravissimo Corbucci sull'azione, ancora un'amnesia sul calcio d'angolo. Prende il pallone, Manfroi legge la sua intenzione molto bene, se ne va Manfroi, 2 contro 1, ancora Manfroi che riceve da proprio compagno, sciupata e gol, il gol realizzato dal numero 11 Luft al termine di questa azione di contropiede. Sarà chiamato ad affrontare il Foggia, arrivate il gol del 7-2 con questa fucilata che è stata scoccata da Finigno. 7-2 dunque per il Martina. Pareggio da parte del Martina, è un momento in cui la squadra di casa che adesso prova con Bacoli quest'ultimo affondo e il pallone viene spazzato alla meno peggio in tribuna da Finigno. Dalla Latina finisce dunque qui, il Martina batte il la Rapido Latina Caccia 5 per 7-2. Il Latina è passato in vantaggio, poi ha subito 20 minuti di assoluto dominio da parte della squadra ospite, che vince dunque questa gara per 7-2. Il Latina rimane a 7 punti in classifica, mentre sale a quota 13 il Poker X Martina.